Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, un saluto da Indie Lulux. Dopo un po' di critiche qua e là sul mondo di YouTube, siamo tornati al vero scopo del mio canale, ovvero il gaming. Oggi sono qua per portarvi un titolo che mi ha affascinato. È un titolo non recentissimo, del 2014, e si chiama Murdered Soul Suspect, ovvero un gioco di crime e investigazione. È un gioco che, come detto, mi è piaciuto e che sono qua per portarvi il prologo, e poi vi spiegherò il perché. Il prologo mostra il nostro personaggio, il background del nostro personaggio, ovvero il nostro passato turbolento. Siamo dei criminali incalliti anche abbastanza, un'infanzia difficile, brutte compagnie, prigione, e chi più ne ha più ne metta. E grazie alla redenzione di una donna che ci ama e che noi amiamo alla follia, riusciamo ad entrare nel corpo di polizia. Diventiamo un detective e in questo momento siamo alle prese con un killer efferato che si fa chiamare il killer della campana. Questo è il prologo, detto e visto più che altro in flashback all'inizio del gioco. Il gioco è ambientato a Salem, tristemente famosa per alla fine del 1600, se non sbaglio, per la caccia alle streghe più grossa che la storia ricordi, dove morirono un sacco di presunte streghe per colpa di una cosiddetta inquisizione contro le streghe, e che nell'ambientazione di questo gioco è presente in vari riferimenti storici buttati qua e là. Si vedono dei vari strumenti di tortura che venivano utilizzati per la caccia delle streghe, ma questa è solo l'ambientazione, non c'entra nulla con la nostra storia. Come detto, noi siamo un detective alle prese con questo assassino e ci ritroviamo in un appartamento e veniamo aggrediti da un tipo incappucciato che ci prende e ci scaglia giù per terra dal quarto piano. Diamo una botta tremenda al suolo, ci rialziamo quasi stupiti del fatto di non esserci fatti poi così male, quando ad un tratto, girandoci, notiamo il nostro corpo quasi esanime per terra. Rimaniamo scioccati, cerchiamo di rientrare nel nostro corpo, quando siamo alle prese col cercare di rianimarci da soli, ecco che sopraggiunge il nostro carnefice e, trasformandoci in un novello Kenshiro, ci spara 7 colpi di pistola al petto, ponendo del tutto fine alla nostra vita. Senza pietà. In questo momento ci trasformiamo del tutto in uno spettro, cerchiamo di fermare l'assassino, ovviamente non riuscendoci, e ci troviamo davanti la classica luce in fondo al tunnel. Andiamo incontro a questa luce e ci ritroviamo di fronte la nostra amata, che poi veniamo a scoprire anch'essa morta tempo addietro, lasciandoci nel cuore un vuoto incolmabile, che però ci avvisa di un grosso pericolo che incombe su di noi. Noi vogliamo raggiungerla perché ci manca molto, ma lei ci dice che non è ancora giunto il nostro momento, che siamo in grave pericolo e che dobbiamo sistemare degli affari in sospeso della nostra vita prima di poterla raggiungere e raggiungere la pace eterna. Da qui, questo appunto è il prologo, da qua cominciano le nostre indagini e riusciamo a vedere quello che dobbiamo e possiamo fare all'interno di questo gioco. Essendo uno spettro, abbiamo delle capacità e abbiamo delle possibilità extra umane al nostro servizio. Possiamo ovviamente attraversare le pareti, attraversare gli oggetti, non tutti, perché alcuni marcati da una luce blu non possiamo attraversarli, come ci spiega uno spettro bambina che fa da tutorial praticamente. Ci dice che questi luoghi non possiamo oltrepassarli perché sono stati benedetti durante quella caccia alle streghe del 1600 dai proprietari delle varie abitazioni, e non possiamo attraversare quelle pareti. Tutto il resto è trapassabile, possiamo comportarci come un vero e proprio spettro, ma dovremo anche fare molta attenzione agli spettri malvagi. Questi spettri malvagi, che danno la caccia agli altri spettri, sono dei fantasmi rimasti troppo a lungo in questo limbo
in questo terra di mezzo tra la vita e la morte in cui ci ritroviamo anche noi, rimanendo in questo stato mentale confuso, sono diventati pazzi e danno la caccia agli spettri per cibarsene, e noi dovremo starne alla larga, o comunque poi vedremo che potremo sia comportarci in maniera stealth che in maniera aggressiva e dar la caccia noi stessi a loro in come dei moderni Ghostbuster. Roba grossa, Peter, roba grossa. Detto questo, andiamo avanti nello spiegarvi le modalità di gioco. Noi dovremo risolvere il rompicapo della nostra morte e non solo. Dovremo anche risolvere questo enigma e riportare alla luce la vera identità di questo killer della campana che sta terrorizzando Salem con una miriade di omicidi. Questo assassino non si conosce assolutamente il movente delle sue azioni, perché uccide, sappiamo solo che è ferato e che lascia sul luogo del delitto questo disegno di una campana che richiama delle cose esoteriche, appunto, che riguardano la città di Salem, ma non se ne sa molto di più. Noi dovremo svolgere delle indagini e proprio riuscire a scoprire la vera identità di questo assassino, e non solo. Il bello di questo gioco è che, come detto, può acchiappare una grande varietà di videogiocatori, perché c'è la componente action, c'è la componente stealth, c'è la componente crime investigativa, un po' come il gioco di Sherlock Holmes, dovremmo mettere insieme degli indizi e poi trarre le nostre deduzioni, e questo può piacere, credo, a molti diversi tipi di videogiocatori. Vi spiego rapidamente cosa è successo all'inizio. Siamo riusciti a risolvere i primi enigmi riuscendo a imparare le nostre prime capacità da fantasma. Possiamo per esempio impossessarci delle persone, e quando siamo all'interno di queste persone possiamo semplicemente leggere il loro pensiero per riuscire a trovare informazioni. Possiamo addirittura condizionarle a fare determinate azioni che ci possano portare a delle deduzioni più precise, più avanzate. E quando riusciremo a mettere insieme tutti i vari pezzi del puzzle, riusciremo ad andare avanti nella storia. Le cose, secondo me, positive di questo titolo sono l'avvincente trama, mi sembra la trama molto ben sviluppata, molto ben complessa, la grafica è molto bella, molto cupa, molto ben calata nell'atmosfera che il gioco ti vuole riportare alla mente. Le cose un po' meno belle è che mi sembra abbastanza su binari, ovvero ti mostro un pezzo di puzzle, tu lo risolvi, allora puoi andare avanti. Non ti lascia libertà d'azione, non puoi girare per le suggestive aree di Salem, devi andare dove ti dice il gioco, e questo è abbastanza limitante. Però se ti piace la modalità investigativa, questo gioco fa assolutamente per te. Io ho giocato più o meno per un'oretta per vedere di cosa si trattava, e qui vi riporto al titolo del mio video, ovvero Decidete voi. Infatti non so bene se questo titolo possa interessarvi o meno, quindi lascio carta bianca a voi. Vi lascio decidere se andare avanti in una specie di walkthrough o comunque di campagna fatta insieme a cercare di risolvere questi puzzle, questi enigmi, questa investigazione insieme, o se me la risolverò per i fatti miei, perché comunque il gioco me lo giocherò, perché la trama mi sta acchiappando molto. Non so, come detto, se può interessare, perché essendo abbastanza su binari potrebbe risultare, a chi non ama il crime potrebbe risultare abbastanza noioso, perché comunque hai un pezzo di puzzle, lo devi risolvere e poi puoi andare avanti. Nonostante la trama sia abbastanza variegata, credo anche abbastanza complessa, con varie sottostorie, sottotracce che possono ampliare la visione d'insieme questa storia, può risultare, credo, noioso per qualcuno. Quindi vi lascio a voi la decisione. Lasciatemi scritto nei commenti, tramite i like, tramite i dislike. Se avrò una buona risposta, andremo avanti insieme con una vera e propria serie per giungere a capo di questa investigazione e scoprire chi ci ha tolto di mezzo dalla nostra vita terrena. Ragazzi, detto questo, vi ringrazio, lascio a voi la decisione, fatemi sapere cosa volete che io faccia, sono al vostro servizio come al solito, vi ringrazio per la visione, alla prossima, ciao!